Amiche e amici di Rossini TV, benvenuti a una nuova puntata di Casa Rossini, già seduto sul nostro divano è l'ospite di oggi Massimo Fradelloni, buongiorno Massimo. Buongiorno, Paolo. Tutta la staff di Rossini TV. Massimo torna a trovarci dopo molti mesi era con noi il primo febbraio e chissà quante cose saranno successe prima però spieghiamo spieghiamo a quei pochi che non lo conoscessero che Massimo Fradelloni è un attore di cinema e non solo di fiction tv e poi ce ne racconterà diverse e che l'ultima volta che è venuto a trovarci ci ha portato una sequenza infinita sì. eh, di eh, foto immagini video eccetera per raccontare un po' tutto quello che eh, aveva combinato e eh, diciamo che riprendiamo da lì, ripartiamo da lì con la cosa più recente che ha avuto un'eco eh, mediatica molto forte eh, soprattutto nella nostra città ma non solo perché è presentata anche a Venezia poi ci dirai sì. eh, che è questo Benelli su Benelli del quale hai fatto parte ho fatto parte e ne sono veramente onorato prima di tutto perché è un progetto che parte da, da un pesarese che e Alessandro Gemelli che ha interpretato poi il protagonista, quindi un'idea di un peserese accolta dall'amministrazione dall e dalle da infrastrutture è già una cosa insomma, molto molto importante. E Bene su Benelli è un docufilm che narra, che ripercorre la, la storia del, del talentuoso pilota Tonino Benelli, ma narra anche tutto diciamo, il percorso dell'azienda motociclistica molto importante appunto del Marchio Benelli creata dal, dalla madre che è rimasta vedo, poi in età prematura eh, insieme appunto ai suoi sei figli. E Tonino Benelli è il più piccolo in realtà ed è quello che poi ha avuto più successo eh, a livello proprio di, di, di pilota. E... Ma ricordiamo anche che, eh, sì. o, o meglio, espandiamo un po' questa sì. presentazione che hai fatto pensando che la storia... Eh, di un'azienda che è una delle due o tre aziende più importanti di sempre della nostra città sì. in qualche modo è la storia della nostra città perché sì. è la storia di un'epoca un'epoca importante, un'epoca di ripresa di rinascita eh, sì, la Benelli esisteva anni, già da prima 30. ma eh, esatto. poi dopo c'è stato tutto il discorso del dopoguerra che ha esatto, riportato esatto. eccetera e, e, e sicuramente è, è nel cuore di tutti, anche di quelli forse che magari eh, adesso in questo momento stanno capendo, ecco perché lo stadio è intitolato Torino per esempio No? Museo Benelli, esatto, tante cose un che un adesso ci sono in città magari e, e che si ricollegano. Eh, così come il titolo Il titolo eh, all'inizio mi aveva lasciato così. Ho detto aspetta, cosa vuol dire? Poi quando ho capito eh, mi sono ricordato. Benelli su Benelli è, è, è il modo di dire è, di, di nominare il pilota sì. sulla moto è che è in forca. Per sì, cui Benelli moto. su Benelli è perché le, le moto le facevano loro e, e lui era sulla sì, sua moto. Insomma No? Tanto che Tonino Benelli a volte, diciamo, ehm, quando anche il, i, suoi, i suoi fan, il pubblico, attribuiva anche i suoi successi anche al marchio della moto, quindi cioè alla, alla, alla performance dei motori che venivano progettati anche dai suoi fratelli, in particolare da, da Giuseppe Benelli, lui diciamo, eh, aveva desiderio che il merito fosse comunque molto il suo come pilota e non tanto del marchio dell'azienda, però insomma poi Tonino Benelli era un personaggio molto molto attivo e molto eh, su ogni fronte insomma. Certo, anche, certo. Anche e tu in questo film fai? Allora io interpreto uno dei fratelli di Tonino Benelli però. E, e precisamente Francesco Benelli. Francesco Benelli è uno dei fratelli che in realtà eh, non è molto presente nelle nell officine o nelle gare perché è quello che seguiva la parte commerciale quindi che anche i conti bisogna fare eh, eh, no no ma poi se la Benelli è diventata quello che è diventato insomma sicuramente esatto, esatto. Ci, ci voleva era necessario avere sì, qualcuno eh. che se ne occupasse e il fatto che fosse uno di famiglia probabilmente è stato uno dei, dei temi importanti sì. dello sviluppo e del successo della, della, della Benelli Moto insomma. sì anche perché poi ripeto anche l'albero a camme che avevano creato che ha creato Giuseppe e la distribuzione è cascata ad ingranaggi, insomma, erano veramente. Allora, adesso io voglio capire una cosa: no? tu ci hai insegnato già dall'altra volta eh, questa tua caratteristica. Sei una persona che si informa e che sa e che vuole Perché entrare che <ride> e vuole entrare nella parte eh, a pieno titolo. No? Sì. Perché secondo me è giusto così, se, se ne sai riesci a interpretare meglio, anche se magari poi alla fine le scene sono 10, 5, 3, non importa. Sì, L'importante sì. è sapere in che mondo stai. No? Però la domanda è: hai studiato dopo o lo sapevi già da prima? ho studiato qualcosa anche nell'ambito delle riprese <ride> Bello. Tutto, tutto non lo sapevo insomma, però. certo, certo, certo e, ripeto, il mio personaggio allora, è un personaggio dove io ho cercato di concentrarmi sulle espressioni per due motivi primo, perché appunto non è molto presente nelle gare, come dicevo prima, nelle officine, quindi quelle, tra virgolette, poche scene in cui io ci sono andavano, insomma, sfruttate al meglio con le espressioni perché? perché poi essendo un docufilm eh, C'è una voce narrante eh, che accompagna le riprese. Quindi, non è un film dove gli attori, ma questo no solo io, anche gli altri attori, hanno ehm, diciamo, dialoghi con un copione, certo. ma eh, sono più che altro scene appunto girate in questa maniera. Quindi, è importante già nel cinema: è assolutamente importante, ma ancora di più, in un docufilm come genere, è importante l'espressione, dare il meglio certo. all'espressione c'è una scena in particolare che ricordo con molto piacere che è la discesa dei fratelli Benelli agli Orti Giuli eh, mentre la voce di Neri Marco Re racconta appunto della famiglia Benelli, di questi sei fratelli e c'è piccolino che ci si infila in mezzo a noi fratelli che siamo già adulti e in, questa, in questa passeggiata ed ecco dai, secondo me è stata una scena mh, comunque molto bella perché ci siamo tutti e, e lì veramente ci sono delle belle, delle belle espressioni Io è stato, stato girato? È stato girato a prevalentemente a Pesano, eh, comunque, tutto uh -huh. Pesero, zona panoramica, e Museo Benelli, e anche a Villa Fastigi dove è stato ricostruito un box delle gare. Poi comunque è un film dove ci sono molte immagini di repertorio eh certo. e anche interviste ai personaggi che hanno partecipato a tutta la carriera di Antonio Benelli e anche all'azienda motociclista. Ricordiamo che ha debuttato a Venezia. Ha debuttato a Venezia nelle giornate. un gran successo. Tra un me. grande successo, sì. Io direi che la produzione, Paolo Rossi Pisu, Antonio Pisu e Marta Mignucchi, che è la regista, che la regista. Sono stati veramente mh, molto, molto bravi a riuscire a portare a un grande successo, perché comunque un docufilm Farlo arrivare a Venezia è veramente un bellissimo... Ha portato il stato. film a un grande successo e Massimo su Red Carpet. E Massimo su Red Carpet... C'eri già stato? <ride> a Venezia c'ero stato, sì. Ma su stato. Red Carpet? Ma non con un film. Ah, non con un film, ah, con con un con film. Un film eri stato, stato insomma a vedere. Insomma. Esatto, esatto. Per cui non avevi avuto il diritto ufficiale di passare su Red no, Carpet realtà, come protagonista. No, in realtà no. In realtà, e invece in questo sì. caso, vedi, eh, dovrei essere sempre grato a loro a questo film. Assolutamente punto. sì, e a, è questo, la, è a la, questo film è la prima cosa, è quella che di bello. veramente apprezzare tanto. Sì, che, che bello, ringrazio, proprio per ringraziarli tutti, veramente. E adesso il film è stato presentato anche a Pesaro al, al Teatro Sperimentale, sì, e, e, fa, e, e adesso Varca l'Oceano. Il film Varca l'oceano perché sarà presentato a Los Angeles. Non, ancora non sappiamo la data precisa ah. nell'ambito di un evento molto molto importante che è legato alla stella di Pavarotti ma che meraviglia quindi direi che veramente hanno fatto un capolavoro te ci pensi mai dici eh, quell'immagine, quello shot che io eh, mi vedo allora, a Los Angeles pen pensare che quelle scene in cui ci sono io ah. e le vedono a Los Angeles le hanno viste a Venezia e, oltre tutti i peseresi eh certo. per me che non sono un figlio d'arte come tu sai sì, sì. perché è, una, è un ambito che io mi sono voluto uh, creare da tenacemente, zero. Tenacemente, guarda, tenacemente è la cosa <ride> che mi ha affascinato di più quando esatto. ti ho conosciuto e questa forse è ancora una più grande soddisfazione perché da, 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 dal nulla, insomma, andando a caccia come ti ho sempre raccontato di registi e di produttori andando di persona, presentandomi nelle produzioni suonando il campanello certo e eh dai, questo è un risultato per me molto molto soddisfacente. Certo, no. il film è visibile anche sulle piattaforme il su, film, Sky, il film è è su Sky su eh. Sky, sta uscendo proprio in questi giorni. Uh -huh. E quindi insomma c'è ovunque. Esatto. È ovunque. Insomma, se vedete uno che assomiglia a Massimo, non è uno che assomiglia, a lui, e è proprio io. lui. Ho i baffi, non sono così io. <ride> <ho ride> però, sì, però anni 20-30 eh, quelli erano d'obbligo do eh, era Qualcuno mi scambiava per il Capone, però comunque. <ride> senti da febbraio a oggi non hai fatto solo quello però quante ne hai combinate? allora da febbraio a oggi ho combinato altre cose eh, tra cui un film con Leonardo Pierazzoni che ancora deve uscire uh -huh. e dove eh, allora, cioè lui come regista e anche come protagonista chiaramente e io interpreto, adesso molto non posso dire perché comunque il film no, no. deve ancora uscire però insomma io ho una cosa carina uh -huh. una scena di un matrimonio particolare Di parli? li parlo, sì sì eh. li parlo è eh, un matrimonio a prima vista, sorpresa uh -huh. eh, quindi comunque è una commedia naturalmente essere sul set eh, con un personaggio come Pieraccioni eh certo. è veramente molto emozionante ti faccio una domanda che ti farebbero tutti i telespettatori eh. e i telespettatrici sì. in questo momento sì. com'è, com'è, com è? è veramente un tipo così simpatico come appare allora, questo, questo perennemente eh, sulla battuta eccetera oppure, oppure no? allora guarda io lo conobbi ad una alla presentazione il suo precedente film è eh, Session Rose, e lui eh, nelle sale cinematografiche, quando è stato presentato il film, è veramente un mattatore, come lo è nel film, ma forse ancora di più. Sul 7, forse interpretando insomma, il ruolo di un regista eh, e anche di protagonista, è, diciamo che è più serio di quello mm -hmm. che può. Puoi essere invece nell'ambito della certo. presentazione. Conscio quindi, di dover fare i conti poi beh, con il sì. produttore, con le esatto. giornate di riprese. Non è, non è semplice è, interpretare credo. il ruolo da regista e da attore protagonista negli stessi momenti. Ci credo, ci credo. Ci so che ci credo. Anche... Per cui va diciamo, a merito della sua grandissima professionalità. Assolutamente momento. sì. Mi stai dicendo eh, che riesce a interpretare, a dividersi, insomma, esatto, incredibilmente. Esatto. Quando abbiamo girato la scena mia lui aveva una scena... Sua, che era quasi eh, contestuale alla scena che giravo io, quindi insomma, regista, supervisore <ride> e attore. Certo, certo, certo. Dai, è stato, mi hanno Firenze, dove lui dicevo, lì, E eh. si impara sempre tanto. Si impara sempre tanto, si impara sempre tanto. Eh, poi, ecco, eh, il set toscano non me lo, non me lo ero ancora gustato, uh -huh. quindi, insomma... Eh, girato dove questo? A Firenze. Ah, proprio Firenze. Eh. Firenze. Poi hanno girato anche Lugano, altri film, io uh -huh. eh, non c'ero. Certo. certo. Eh, Fiorenza Lugano, direi sì. Bene, Comunque allora Pieraccioni, poi? Pieraccioni, poi... <ride> tanto lo so che ce n'hai. io e Massimo non ci siamo preparati per questa puntata, ma tanto lo so che ce ne chissà quante, per cui continuo a chiederle. Sì. Allora, un altro film, un altro progetto molto carino è Vecchie Canaglie, è un film per il cinema che uscirà a febbraio, è una commedia, con Lino Banfi, c'è un bel cast, Lino Banfi. Andrea Roncato, eh, Greg di Lillo e Greg, sì. poi eh, la produzione ha ripescato degli attori appunto anche degli anni 80, uh -huh. eh, tra cui Pippo Santonastaso, che, e Sant'Anastasio. Di Mario e Pippo e Di Mario e Pippo e ma Pippo in particolare uh -huh. ha partecipato a film con Adriano Celentano: certo. era un po' la sua, la sua spalla, il commissario sì, sì, sì. In, in mani di velluto, ehm, il, il parroco che allena la squadra di basket nel Bisbettico Domato. E ritrovarsi con attori con i quali veramente ti puoi confrontare e che ti raccontano, creando poi un rapporto di, di empatia, certo, di, certo, di certo. confidenza, il loro percorso, cioè, è nato da, anche lui da, come, come cabarettista con gli spettacoli insieme al fratello, come cantanti. E, è veramente. cioè ti incanti ad ascoltare e, e ad avere di fronte queste persone. Allora, io mentre ti ascoltavo mh, ho fatto una riflessione che è questa. Secondo me loro si raccontano a te e a, a, e a chi come te. Perché vedono in, in te, in voi, in noi tutto sommato, uh, dei grandi appassionati. Sì. Cioè, probabilmente l'idea che io ti racconto un aneddoto che tu in parte conosci ma uh, che eh, te lo racconto perché va a completare una tua grande passione mi rende più orgoglioso È di vero. raccontarlo. Cioè, questa, questa simpatia, questa empatia uh, non nasce a caso e non nasce con tutti. No, eh, sicuramente arrivando e eh, trovandosi di fronte a uno come te che chiaramente <ride> si sente catapultato lì, no? si sente sempre quello che dice: Ma te, guarda, con chi sono in questo momento, a loro dà questa, questa libertà di esprimersi e, e di raccontare. Sì, sì, poi guarda io eh, a Pippo Santo Anastasio, ho, cioè, eh, gli ho, praticamente gli ho dimostrato che mi ricordavo le sue battute perché è vero, perché io i suoi film li ricordo in ore, quelli con Adriano <ride> Sanitano, ma le sue battute me le ricordavo tutte e quando l'ho incontrato per la prima volta sul set e gli ripetevo alcune delle sue battute, lui è rimasto. Eh. talmente sorpreso ed entusiasta di questa cosa che quindi è dato veramente poi un rapporto di confidenza. Ci sentiamo anche dopo i festival a cui è stato presentato il film, perché non è ancora eh. uscito, ma il festival è, già stato... è già stato presentato al Festival di Interne... Internazionale di Siena, dove ha ricevuto anche un premio, il gran premio della giuria, e poi successivamente al Festival dei Castelli Romani dirò che essere sul palco e, e sul red carpet appunto con, eh, con attori eh, di tale portata, per me che ho cominciato dal nulla, come dicevo prima, eh, penso che lì siano forse i momenti quelli più, più emozionanti, cioè raccogli il risultato anche di sacrifici, di, di, di impegni, di perseveranza, perché comunque a volte si tratta, si tratta di andare a Roma a fare un provino, certo, certo. Eh, per non sapere poi se sarai. Certo, insomma, certo preso in considerazione o meno. Quindi io ho sintetizzato, però c'è dietro veramente tanta, tanta volontà e soprattutto il, il, il trasmettere, cioè l'incontro di persone. Io perché vado alle produzioni e vado direttamente negli uffici e suonare i campanelli, perché quello che tu puoi dimostrare di persona con uno sguardo o con, eh, o con le parole non lo puoi dimostrare con una mail o con un book fotografico certo. o con un curriculum. Io certo. credo sempre nel rapporto. Quello è sicuro. Faccio, il difficile di è riuscire ad arrivarci, però tu hai trovato la chiave giusta. Però, dai, io eh, mh, bella questa ho cosa. Ho voluto provare il tutto per tutto, poi certo. se non andava pazienza, è quello che sono riuscito a realizzare. Certo, me lo, il, fatto me lo che, <ride> il fatto che adesso Pesaro stia diventando un set importante, c'è sì. tanta attenzione, sicuramente diciamo, ti fa tirare anche un sospiro di sollievo. Cioè, il cinema viene qua, È no? Vero, no? Guarda, eh, vero. credo che sia una bella soddisfazione sì, e no, una nel, bella tranquillità. Poi anche. Molto, cioè, nel mio percorso quando ho iniziato cioè, pensare che Pesaro eh, fosse una possibilità di set cinematografici o televisivi. Non, non, non esisteva questa, certo. questo pensiero perché non, non si sentiva mai parlare di sette certo. Invece adesso a Roma, Milano. È ovvio, e... Benelli su Benelli era ovvio che fosse girato a Pesaro, anche se e... poteva anche essere girato da un'altra parte perché il cinema è finzione, si poteva certo. anche scegliere. però in realtà ci sono anche tante altre produzioni che stanno cominciando a, a puntare l'attenzione su Pesaro grazie a, a, a un mm. movimento di interesse sì. eh, che, mm. che, 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 che si è creato. No? No, grazie veramente anche alla. Alla regione, alla provincia, al comune di Pesaro che si stanno adoperando molto per creare questi, queste splendide opportunità certo, certo. questo va riconosciuto. Bello, bello, bello. Veramente. Senti, il tempo corre, hai qualche altra passati. cosa da raccontarci? Allora, di qualche altre qualche cose che hai fatto? Ho, ho di nuovo partecipato, che, diciamo, eh, con il mio come dire, regista eh, amato che Pupi con il quale poi ho. ho Esatto. esordito a livello cinematografico sì, voglio ricordarlo Bar sicuramente chi, chi ci ha visto nella puntata appunto, di febbraio si ricorderà eh, ma per quelli che magari non avessero seguito, ricordiamo che eh, Massimo eh, è stato premiato nella sua tenacia eh, di fan di Pupi Avati, sì, questo si sì. può dire, no? Cioè, nel senso che tu sei andato a cercarlo, esatto, e, e alla fine sei, esatto, sei riuscito, insomma, riuscito a, a entrare nelle sue grazie, nelle sue sue grazie. Simpatie, e nelle sue simpatie. Adesso, nell'ambito del film su di ieri, in occasione del sette del, sete, del settecentesimo sì. anniversario della morte certo. Pupievati ha realizzato questa opera cinematografica e insomma in qualche maniera mi ha inserito nel film nel, nel ruolo di un eh, di un notabile eh, nel momento della morte di Dante Righieri. Pensavo che ti avesse messo all'inferno in un pezzo particolare, eh, no? Magari me lo meritavo, <ride> 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 da, è stato bello. bello perché poi abbiamo girato a Cinecittà. Quindi, poi, quando uh -huh. sei a Cinecittà eh, certo. hai proprio l'atmosfera di cinema: tutto il cielo, con un dito, praticamente. <ride> <ride> esatto, che esatto. Dove poi gli amici del Bar Margherita, il mio primo film con Pupia Vati eh, era certo. stato girato, evidentemente. Eh, certo, certo. Che bello. E quindi insomma anche un, dei ricordi sono rimersi. Eh. E questo film uscirà? Questo film uscirà. Eh... Primi di quest'altro anno okay. dovrebbe essere riuscito. Sì, anche perché sennò dopo il 701 anniversario non, viene... va bene. <ride> non va più bene dopo, non è, non è più cifrato. Già, già il Covid ci ha spostato tutto, è vero, è vero. No? Con, con le scadenze, le Olimpiadi, le fate, insomma tutte le robe così. Eh, adesso se cominciamo viene a spostare recuperare. anche gli anniversari, insomma, <ride> diventa, diventa una bella confusione. Quindi, Massimo dai, è aspetta. stato bellissimo fare questa bella chiacchierata. Grazie, hai, anche per me. C'hai altre cose che, 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 che non ti ho chiesto, che hai fatto? Speri, no. Diciamo dai, Dai. più. E allora è una meraviglia perché... Cioè, cioè, ho, eh... Sì, ho, ho, ho partecipato anche ad un film documentario, eh, ad Urbi, girato da Urbino, ehm, che praticamente parla delle origini della Gioconda. Eh, qui poi vediamo insomma, quando uscirà, di che mm -hmm. cosa si, si, si tratta, di no? si tratta. No, vi lascio certo. più nella, nella scoperta, nella, nella sorpresa. Comunque è un film... È... Carino perché poi ha una certa importanza. Sì, sì, sì. Una manciata di secondi. Un'ultima domanda Vai. secca 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 ti faccio. Ma tu preferisci eh, mm. stare sul set sapendo tutto quanto, oppure preferisci anche dire: vabbè, fatemi fare quello che devo fare e poi il film me lo godo in sala? Io direi che preferisco quasi sì. Non sapere più di tanto, così almeno poi. Così, così quando lo vedi in sala è più vedi. emozionante esatto, più esatto, più sorprendente no. esatto. Massimo grazie veramente per essere stato no, con grazie, noi grazie, grazie, grazie voi, per averci grazie raccontato cuore, queste cose grazie a tutti io sono convinto Sempre che queste nostre piace, chiacchierate arrivino forte a casa e facciano pensare che mm. eh, eh, che c'è un modo, c'è una tenacia che premia sì. e questo è il messaggio secondo me che deve arrivare da, da, dal conoscerti, c'è una tenacia che premia e premia forte, premia tanto e di conseguenza questo è un po' il messaggio ah, che vogliamo far arrivare. Esatto, esatto, la tenacia e la perseveranza eh, vale sempre la pena viverla eh, ma in ogni ambito, noi stiamo parlando certo. di cinema, di televisione, però vale in ogni ambito di vita di una persona eh, ed è veramente molto molto importante. Crederci sempre. Crederci. Benissimo. Grazie, grazie, grazie Massimo. Grazie a voi, grazie, grazie a, voi. a tutti i nostri telespettatori a tutti. per aver seguito questa puntata di Casa Rossini. L'appuntamento come sempre è a una prossima puntata e come dico sempre però restate sempre con i programmi di Rossini TV. Ancora grazie Massimo. Grazie a voi.